Ciao Giorgio, allora, ci siamo ancora anche, una volta. Ormai anche, come... anche come spero di tu. Sì, tutto bene, no? Immagino. Sempre. Bene, senti, ti dico due notizie dopo, ti do due idee, un'idea e una notizia. Sì. Allora, l'idea è questa, in quest'Italia che si sta svendendo, è tutto in vendita, sì, e tutti che sono qui passivamente a permettere tutto ciò, per esempio si è parlato in queste ultime ore, addirittura un miliardario, un arcimiliardario neozelandese sta acquistando un'isola vicino a Maddalena, adesso mi sfugge il nome, sborsando circa 3 miliardi di euro, una cosa spaventosa, io non so che diavolo. Scusa un secondo, ma... Prego. A chi li ha sborsati? Penso al nostro governo, non so, perché si parla di una parte del territorio nazionale, cioè questo qui sta comprando da noi. Chi l'ha detto che è del territorio nazionale? No, è Sardegna, io sono Maddalena. O Regione Sardegna o qualcuno a pagarci. Io penso che non è un'isola privata comunque, è un'isola che non è privata, quindi appartiene allo Stato, cioè nel senso che è un territorio non abitato e di conseguenza appartiene allo Stato. Almeno. Allora, questo dice allora, Televideo. Io ti faccio subito un'obiezione. Sì, dimmi. La prima cosa, io non voglio entrare nel merito in questo momento perché quello che mi interessa oggi è chiarire le cose. Sì, certo, io infatti ti dico una notizia ancora. La notizia, dicevo, a parte questo vendita immobiliare. Noi siamo fuori dal sistema. Noi siamo fuori dal sistema e contro il sistema. Ma certamente, è chiaro? Certamentissimo. Certamente allora, non ci essere più. Fuori, allora, essere fuori dal sistema significa anche non farsi imbambolare dalle ideologie ricorrenti, no? Ah, beh, sì, certo. E asservite al sistema, sì, no? Sì, opposti, sì, estremismi, sì, e simili idiozie. Noi non ci stiamo. Infatti ti sto dicendo... Mi dispiace di ripetere una frase di un cialtrone delinquente sanguinario, come è stato l'ex presidente della Repubblica Scalfaro, no? Sì. Sanguinario assassino. Beh, lo sappiamo. Soprattutto devoto della Madonna, come assassino, come tutti i devoti della Madonna, capito? A cominciare dal cardinale Ruffo, Bagnaia. Bagnaia di Ruffo, capito? Perché no, diciamo le cose come stanno. Ma sì, i delinquenti assassini, purtroppo, asserviti agli interessi degli inglesi, sì, che devastavano la Repubblica Partenopea, andavano in giro con delle insegne dove sopra c'era la Madonna, no? È vero, questo è vero, purtroppo sappiamo che il fratello religioso ha fatto pure questo. Di quello che fanno gli islamici oggi in Siria. Ma certamente, e non solo in Siria, ha fatto pagati, anche prima. Pagati anche dai sauditi per conto degli statunitensi e degli ebrei. Esattamente, ma io ho detto altra cosa, ti lanciavo questo, poi quello te lo devo dire a te, no? Visto che le nostre aziende strategiche stanno per essere vendute, mi meraviglio come mai in Italia non c'è un piano di attacco contro queste vendite che si fanno, cioè un piano di attacco che non c'è, e questo è veramente una cosa vergognosa, cioè che non c'è proprio un nostro controattacco davanti a queste acquisti del buon mercato. Ma scusa, qual è il nostro controattacco? In questo momento abbiamo un'operazione parlamentare in cui risultano vincenti i servi di Soros. Esatto. Gli ha serviti al Bilderberg. Purtroppo sì. Del potere finanziario internazionale, o no? Sì, certo, è vero. Ma poi, in ultimo, ti voglio dire un'altra notizia. E qui devo far riflettere molto. Una notizia che è stata passata in secondo ordine, ma per me è da tenere ben presente, anzi è da metterla proprio in primo piano. Allora, notizia di poco fa, mi sembra stamattina o ieri pomeriggio, il capo di governo israeliano, Bibi Netanyahu, detto Bibi, Bibi, Bubu, Baba, appunto, aspetta, ha minacciato di fare un attacco lui da solo contro l'Iran se l'Iran non smette di andare avanti nel suo programma nucleare. Finora non c'è... Ormai Bibi, Bubu, Bobo, Babà, Bebè, sì, me lo portassero a casa che gli metto, capito, il ciuccio in bocca. Beh, sì. Il ciuccio.
È rimasto solo. E infatti è un delirio, perché questo qui, solo che attenzione. È un delirio. No, però attenzione. È il delirio sionista. Esatto. È il delirio sionista. Diglielo a questi signori. No, ma Giorgio. Questi sono. È finito il loro delirio. No, è momento. Finito. Sì, è un delirio, questo non ci piove. Però attenzione, c'è una cosa che io non sottovaluterei qui. Tu lo sai che il governo di Israele ha, diciamo così, nei suoi piani segretissimi, che poi attualmente non è poi tanto segreto perché si sa, l'opzione Sansone. E allora se tu lo dici non è più un segreto, no, ma infatti, sono dei coglioni, sono degli stronzi. No, ma in effetti sto dicendo... Era. E infatti la rilevata... Bibi, venimi a trovare, Bibi. Aspetta un attimo. Bibi, che ti aspetto, Bibi. La rilevata, questo segreto, l'ha rilevato anni fa lo scienziato dissidente nucleare israeliano, un certo, non mi ricordo come si chiama, che fu preso e rapito in Italia. Vanno, un uomo del lo genere. Sappiamo ecco. Tutto. No, attenzione, con il loro. Il corso di questi stronzi. L'opzione Sansone. Che significa che gli israeliani, avendo circa 400 ordigni atomici, potrebbero colpire anche l'Europa per così, perché non la secondiamo. Ecco, voglio dire, c'è una cosa da, a mio avviso, da stare molto attenti qua e da non prendere allora, domani. Allora, cogliamo l'occasione per dire le cose come stanno. Allora, certo. La prima cosa l'ho già detto più di una volta. La bomba atomica è un'arma a due tagli. Fin tanto che la bomba atomica, soprattutto la bomba A, quella che il buon Einstein, che già aveva rubato la formula della relatività, al nostro italiano Italo De Pretto, e questa gente arriva sempre dopo, no? Quando noi diciamo che gli ebrei sono degli sfruttatori, degli economisti, dei finanzieri, dei truffatori, degli usurai, in realtà copiavano gli usurai italiani, genovesi, fiorentini, lucchesi, no? Lo sappiamo, no? Poi l'altra cosa che lo dobbiamo ripetere, gli ebrei esercitavano l'usura con il consenso del Papa, pagando congrui soldi per poter esercitare l'usura, se no non la facevano. Allora, sì. Chiariamo le cose, no? Sì, sì, certo. Allora, chi è che faceva l'usura? Il Papa o Giuda? Io dico che l'usura la faceva il Papa, il più grande usuraio del mondo. Allora, cosa succedeva? Succede che quando gli ebrei poi si rifiutavano di pagare la tassa, aspetta un attimo, il Papa lanciava le persecuzioni contro gli ebrei. Sì, ma è una storia interna fra usurai. Mamma mia. Aspetta un secondo. Come no? Aspetto e spero. Gianfranco, scusami, dimmi tutto, che sono in conferenza. No. Sì. È strano, ascolta un attimo. Fai così, prova a farlo con la prima lettera maiuscola, che semmai dopo ti rimando io tutto, tra un'oretta ti chiamo io, ok? Va bene, grazie. Ok, ciao. Scusate, dimmi tutto. Col che volevo dire che conoscere i fatti, interpretare il presente, lo puoi fare solo se hai in testa, no, il passato, e sai interpretare il passato. Magari certo. Interpreti il passato dal punto di vista unilaterale, però se non conosci il passato non puoi interpretare il presente, chiaro? Beh, chiarissimo questo, evidente. Allora, detto questo, incominciamo a chiarire bene che cosa significa svendere i beni italiani. Allora, io posso vendere un isolotto a un australiano, il quale è molto improbabile che lo utilizzi come base militare statunitense. È molto improbabile. Ma è ben diverso che svendere le grandi ricchezze del popolo italiano, quello che fanno gli italiani, democristiani, servi dei preti e dei sionisti. Sono loro che svendono, non l'australiano che compra.
Beh, questo no, è solo per dire. Era questo che volevo sentirti dire. Sì, sì, chiarissimo. Oh. Allora, sono i vari Letta e compagnia cantante quelli che svendono, asserviti al potere del Bilderberg e degli altri organismi internazionali controllati dai sionisti. Sono loro i nemici dell'Italia. Purtroppo, magari sì. Un privato, un mezzo pubblico che svende un isolotto, e chi se ne frega? No, beh, capito? Questo capito. Prima tu hai detto una cosa molto importante, hai detto, quando ci siamo sentiti telefonicamente, hai detto un inglese che compra una proprietà in Toscana diventerà più patriota di un italiano. E io ti credo. Questa è un'altra cosa che noi dobbiamo dire, è molto importante, soprattutto contro quei cretini che da anni vanno sollecitando l'interesse degli italiani dicendo, certo, adesso fanno venire gli extracomunitari creando una situazione, attenzione, noi siamo qui per dire la verità. Certo. Capito? E non crediamo assolutamente alle idiozie che dice sta gente. Beh, la verità è contro questi cialtroni. Allora, la storia insegna, ha sempre insegnato, che le nuove generazioni, soprattutto le seconde e le terze generazioni degli immigrati, sono più nazionaliste, va bene? Delle certo. precedenti. Perché? Perché avendo acquisito una nuova proprietà, un nuovo modalità di essere, lo difendono strenuamente. Esatto. È chiaro? Esattamente. Allora io sono perfettamente convinto che l'ex barbaro britannico, che ha un fortissimo sentimento della propria nazionalità, è un sentimento barbarico della propria nazionalità, è inutile che entro nel merito perché potrei leggere particolarmente tante cose, è molto più nazionalista di un cialtrone italiano, dobbiamo dirlo. È verissimo, verissimo, d'accordissimo. Guarda, questo ci credo perché ne ho avuto prova. Sai perché ho avuto prova? Perché ho venduto la proprietà a una coppia inglese nel 99, la Cavallasca Como, e guarda, ti dico, sapessi oggi come ci tengono, anzi come sono contento di stare in Italia e come si sentono anche italiani. Certo. Te lo devo dire perché è vero, questo io ho provato, questo che dici non è una cosa che hanno fatto per aria come qualcuno potrebbe magari così chissà cosa può pensare, invece no, hai detto una cosa vera, perché io l'ho constatato di persona questo, Questi barbari che nel 300, nel 400, nel 500 si appropriarono del terreno italiano perché gli italiani non lo sapevano più difendere, sono quelli che hanno poi difeso e creato la nazionalità italica anche attraverso le guerre delle municipalità contro l'impero. Esatto. Chi era questa gente? Chi erano barbari? Gli unici barbari che non si sono integrati in Italia sono stati i Longobardi. Sì, sì, sì. Gli altri si sono tutti integrati. Esatto, esatto, esattamente. Soprattutto i Goti. I Goti si sentivano più italiani, no? Tant'è vero che hanno difeso l'Italia nei confronti dell'impero, vissuto l'impero bizantino, vissuto dai Goti stessi e dagli italici come qualcosa di estraneo, perché era Bisanzio. È vero. Ci abbiamo già un esempio prima. Allora diciamole queste cose. Sì, sì, bisogna dire, no? Diciamole queste cose a questi cialtroni di cretini che fanno il gioco di loro signori. Tutti questi pseudodestristi, questi pseudocretini che seguendo l'iter che va dal movimento sociale al Mirante a Fini hanno espresso poi l'ideologia dell'estrema destra, ipercattolica e quant'altro, sono i grandi nemici dell'Italia, del nazionalismo italiano. Diciamolo una volta per tutte. Ma io ti dico che purtroppo hai ragione, io ti dico perché nei fatti purtroppo, ahimè, hanno confermato quello che tu stai denunciando.
E non sei l'unico a dirlo, caro Giorgio, purtroppo altri anche sono della l'unico, tua stessa età o sono poco più giovani sono felice di dirlo alla faccia di tutta questa testa di cazzo. Ma infatti stavo benissimo a rompermi i coglioni a me. Infatti sto dicendo che quel che tu hai detto l'hanno confermato anche altri amici miei conosciuto in tutta Italia, si può dire. Pochi, sicuro l'hanno detto, dico pochi nel senso da Lombardia a Sicilia. Io ho conosciuto dei personaggi che hanno frequentato un certo tipo di politico e che poi ne sono usciti disgustati addirittura in tempi non sospetti, ti dico. Guarda, dico uno, sì, uno appunto. Ti voglio fare il nome di uno, dai. Te voglio fare uno che è stato un simbolo per quelli. Ti dobbiamo citare queste persone. No, aspetta, te ne dico dobbiamo uno. Citare. Ma esempio. Te ne dico uno, un nome molto importante, Giorgio Pisanò. Ecco, ha detto quello che dici tu. Esattamente. Insomma, più chiaro di così, non so io. Il quale non a caso si è trovato a un certo punto fuori dal movimento sociale. Non sì, a caso. Perché purtroppo aveva capito molte cose. Aveva capito già, ma lui fu uno dei primissimi a dirlo pubblicamente, Giorgio Pisanò. Attenzione. Cioè, o meglio, già negli anni 50, tu sai che c'è una scissione, le Cisi contro Michelini, eccetera, tu lo ricorderai, no? Ecco, e già lì c'è. Me lo ricordo, l'ho vissuto. Appunto. Ricordo perché l'ho vissuto. Ma infatti, dato la tua anagrafe, l'hai vissuto sicuramente, l'hai vissuto già da adulto, non eri, vuol dire, avevi 20 anni allora, comunque l'hai vissuto da adulto e ti ricorderai molte cose. Mentre dopo, diciamo, a livello proprio di politici che nell'interno, bene, l'unico che ha rotto veramente il diaframma di questo tipo non è l'unico, stato, ce ne sono altri, eh? C'era anche Nicolai. Sì, beh, c'era dopo, anche Nicolai sì, prima, no. Ah, no, ma non, non dimentichiamo. No, però no, è giusto, non bisogna dimenticare, però sono di quello che. No, perché Nicolai è stato fuori, ok, invece Pisanò addirittura ha avuto il coraggio di fare il movimento fascismo libertà. Sì, anche se secondo me mettere il movimento fascismo libertà è un errore, perché il fascismo non nega la libertà. Ecco, quello fu un equivoco, io a lui glielo disse a Pisanò sui tempi. Non entriamo nel merito degli equivoci comunicazionali, perché a questo punto allora dovremmo accusare Giorgio Pisanò di tanti altri errori. In ogni caso lui ha creato un movimento e dalla nominazione, diciamo così, comprensibile. Sì, perché come io ho sempre affermato, non esiste libertà se non esiste indipendenza. Ma certamente. Allora, nel momento non in cui non libertà, è indipendenza, se non puoi battere moneta propria, di libertà, diciamolo pure. È appunto. Diciamolo pure, no? Appunto. Vabbè, allora, questa cosa mi sembra che l'abbiamo chiarita bene. Direi di sì. È proprio in occasione di quello che sta avvenendo in questi momenti in Italia. Dove, sì. Ripetiamo. Il potere della finanza internazionale, del Bilderberg e di tutte quelle organizzazioni controllate dall'usura viene convalidata dalla idiozia della popolazione attraverso i pseudo organi rappresentativi di questa popolazione. D'accordo? Sì, d'accordo. Perché? L'asservimento avviene sempre non con un potere sopra a delle persone che non l'accettano, ma soprattutto nel momento in cui colui che l'accetta è in realtà asservito, psicologicamente e culturalmente asservito. Sì, purtroppo. Non si capirebbe altrimenti il comportamento del popolo italiano. Vogliono il governo di Letta se lo tenessero. Sono gli italiani che vogliono il governo di Letta se lo tenessero. È il governo del Bilderberg. È chiaro, no? Sì, è il governo della finanza internazionale. È il governo dei poteri mondialisti, di cui Letta è l'espressione più chiara. Certamente, ma Letta... Ma... In Italia. Possiamo dire... Letta è vice Monti, insomma. O meglio, se vogliamo dire così... Non so come dirlo. Monti è cretino di turno, è meno cretino di Monti, capito? Purtroppo Monti siamo è proprio un cretino. Gli italiani che. Ma vedi, il guai qual è, caro Giorgio? Io non so tu,
io ti parlo della mia impressione. Io ho notato in questi ultimi, diciamo così, 5 anni, no? 5-6 anni, ho notato che c'è qualcosa che si sveglia in Italia, perché si è svegliato, non possiamo dire di no. Però, lento, però, lento e graduale. Esatto, però ti arriva un grillo e che poi si fa, cioè, che purtroppo, ahimè, ha fatto degli errori, ma poi, guarda, non voglio stare qui adesso perché sennò mi scappano le parolacce, non la pesco più. Quello che voglio dire è questo. Allora, io qua credo che se in Italia un movimento vuole veramente rappresentare ciò che la maggioranza degli italiani vuole, perché la maggioranza degli italiani vuole quello che noi diciamo, ma purtroppo non ha, non ha coscienza, no, di volerlo, perché lo vorrebbe, non è che la presa di coscienza. Ti spiego bene, prendiamo il caso Grillo avrebbe dovuto fare questa cosa. Quando ha scelto i 100+ deputati che avevano andato a Montecitorio, avrebbe dovuto fare un regolamento interno. Signori, voi siete stati eletti per questo programma, perché la gente va votato per queste cose. Non le volete fare, o meglio, le farò, firmate che ve ne andate a casa. Non che poi fanno un gruppo misto e vanno contro chi l'ha votati, capisci? Attenzione che il Parlamento italiano, come tanti altri parlamenti, questo è il punto, dà assoluto mandato all'individuo. Perché? Sì, però... perché i parlamenti danno assoluto mandato agli individui. Non è il caso di Grillo, perché sennò sarebbe stato un ulteriore sovrapposizione. Io ti voglio ricordare che il fascismo, quando è andato al potere, siamo all'inizio degli anni 20, è andato al potere dopo una dura, aspra guerra civile, che ne vogliono dire gli storici. Ma infatti la guerra civile vera fu quella della fine del 18 fino al 24 in Italia, con tantissimi morti, con tantissimi martiri fascisti. Certo. Tuttavia il fascismo, quando è andato al potere, ha perso moltissimi arnesi, capito? Sì. Ha perso moltissimi di arnesi. È vero. Perché? Perché gli arnesi si perdono nel tempo. Perché quando una macchina va avanti e va avanti contro certi ostacoli, poi alla fine tanti pezzi si perdono per strada. La stessa cosa riguarda il movimento di Grillo. Il movimento di Grillo, lo scriverò, penso di farlo entro stasera, è un movimento nato sulle costole di che cosa? Qual è il movimento di Grillo? Il movimento di Grillo, stai attento a quello che dico, il movimento di Grillo nasce nell'ambito della comunicazione spettacolare, che è la caratteristica della società di oggi. Sì. Se vogliamo fare un paragone storico, il primo nome che mi viene in testa è Masaniello. È vero, è calzante l'esempio. È vero. La rivolta di Masaniello, attenzione, bisogna stare molto attenti, perché la rivolta di Masaniello dove nasce? Nasce nei borghi napoletani, sì. Cioè nasce nei mercati ortofrutticoli napoletani. Perché? Perché non poteva che nascere lì. Perché l'equivalente intellettuale di Masaniello è stato Tommaso Campanella, che come l'hanno capito che rompeva le palle, l'hanno messo in galera e l'hanno tenuto in galera 30 anni, capito? E lui ha tenuto duro, capito? Ed è stato in galera, nella stessa galera in cui c'era Giordano Bruno. Si sono incontrati lì, in quelle fetide celle, schifose celle, gestite da questi pretacci. Diciamolo, no? Sozze, frequentate dai topi e da ogni sorta di parassiti, peggio dei preti. Purtroppo hai ragione, caro Giorgio, è così è stato. Oh, allora diciamo, purtroppo. Una volta per tutte, diciamolo. No, ma... Allora, anche lì, il discorso è lo stesso. Allora, come nasce Masaniello? Masaniello nasce nel mercati ortofrutticoli. L'equivalente dei mercati ortofrutticoli del 600, perché non c'era la televisione. Deo gratias. Deo gratias, capito? Non c'era la televisione. Non permetteva a certi papi di esibirsi, no? Ex attori, di esibirsi di fronte al mondo, no? Vabbè. Se non chiedi se siano o più papi, no? Non si capisce bene lì.
Ma certo che l'arte teatrale ha inciso molto su certi comportamenti. Ok? Va bene. Allora, ritorniamo al discorso. Quindi, Grillo nasce su questa situazione. Nasce e si sviluppa. Porta un discorso alternativo molto importante. Che cosa fa? Porta al Parlamento un gruppo di individui, i quali, poverini, ancorché tutti muniti del certificato di laurea, che non significa assolutamente nulla, perché il certificato di laurea oggi in Italia non rappresenta un benemato cazzo. Chiaro? Quindi non sono tenuti a conoscere la storia, ancorché buona parte di loro sono laureati in sociologia, eccetera, sì, eccetera. Ma non la conoscono, la storia bisogna conoscerla, bisogna capirla, ma soprattutto nei suoi meandri, nelle sue articolazioni. Esatto, ma vedi Giorgio, quello che io volevo dire è questo, cioè memore di quello stesso fascismo che dici tu che persa gli arnesi. Allora, Grillo avrebbe dovuto, per evitare poi purtroppo ciò che è successo, avrebbe dovuto imporre un regolamento interno, che è questo. Allora, chi viene qui, chi vuole farsi leggere, sappia che si fa leggere per questo programma. Ed è stare fedele a questo. Sì, ma lui l'ha detto. No, lui l'ha detto, ma sì, ma non ha fatto di vivere. Cioè, lo so, ma però... Ma quando questo c'è un trono... Scusa, ma se un movimento libertario non può imporre proprio per una contraddizione interna, sì, ho capito, non può imporre qualcosa che non è imponibile. Ho capito, ma allora, dire, ma c'è... insomma, qui bisogna evitare i furbi di cavalcare la protesta. Un sistema ma se li sono comprati con 10.000 lire, se li sono comprati con 10.000 euro, no? Ma lo so, ma questo sappiamo già. I meccanismi, ma allora, i meccanismi del Parlamento cosiddetto democratico sono meccanismi puramente economici. Allora ti dico un'altra notizia: fino a poco tempo fa chi sborsava i soldi era De Benedetti in Italia per conto del potere economico sionista. Sì. Adesso però De Benedetti, ecco perché il vero nemico è Berlusca. Perché Berlusca è quello che ha fregato a De Benedetti, cioè il potere sinarchico della sinarchia ebraica, ha fregato la Mondadori. Il nemico numero uno non può essere che Berlusca, ecco perché Berlusca è un uomo comunque politico, di significato e di importanza politica. Ecco perché Berlusca comunque tiene rapporti stretti con Putin. Certo. È chiaro, no? Ora, De Benedetti è nei guai anche lui adesso c'ha dei guai anche lui, e ne vedremo di belle indipendentemente dal governo Letta, perché non credo che il governo Letta abbia i soldi fisicamente da dare a De Benedetti, laddove è in crisi finanziaria il governo americano, sì. Il quale, essendo in crisi finanziaria, non può più finanziare Israele. E non solo, non può queste sono le conseguenze politiche. E non può nemmeno pagare gli stipendi sui dipendenti statali, come ormai no. Appunto. Però quello che dico io. Cioè Giorgio, scusami, io volevo tornare un momento a Grillo, ma per farmi capire, cioè vorrei che tu mi capissi. Allora, è chiaro che il movimento libertario, insomma, deve avere, giustamente la sua parola, deve essere, almeno attento alle innovazioni, no? Però scusami, qui non si parla di deputati che sono andati avanti, qui si parla di deputati che sono venduti a questo mazzo sistema. Cioè tu vieni eletto da una certa... i soldi se li sono presi. Appunto. Baldraccone da quattro soldi, stronzetti di periferia, no? Esatto. Coglioncelli di provincia, gli hanno dato, è arrivato un emissario di un De Benedetti qualsiasi, gli ha dato dei soldi, quelli ce li sono presi, no? La logica del Parlamento è la compravendita, la logica, noi ci dobbiamo muovere su due dimensioni diverse. Una è la dimensione geopolitica, che è una certa cosa, l'altra è la dimensione parlamentare. La dimensione parlamentare è quella del mercato delle vacche, lo è sempre stato. Adesso a me dispiace, ma in questo momento, se mi riesce, vado a prendere un libro
di un grande della democrazia italiana, un grande repubblicano, cioè? Felice Cavallotti, morto durante un duello. Felice Cavallotti lo sfidavano sempre a duello, capito? Perché accusava questo, accusava quello, aveva perfettamente ragione. Il Parlamento dell'epoca di Felice Cavallotti era un mercato delle vacche. Mi pare che un avvocato, vero? Allora, Felice Cavallotti, che siccome era una persona veramente irruente, a un certo punto era sfidato a duello, ci andava. Un certo giorno, essendo troppo irruente, e il suo avversario, essendo timoroso e fifone, era rimasto fermo così, con la spada così, e lui è andato avanti, è rimasto infilzato. È stata una cosa che ha creato uno scandalo nazionale enorme. Felice Cavallotti, ecco qua, questo è un libro di Felice Cavallotti. Bene, bene, vediamo un po' il titolo, scusa, tienilo un attimo. Allora, Sogni e scherzi, il cantico dei cantici. Allora, Felice Cavallotti, personaggio eccezionale. Allora, guarda che cosa ti leggo di questa opera fondamentale di Felice Cavallotti, che questa è l'opera omnia in 10 volumi. Io ti leggo soltanto. Senti che cosa dice questo qui, che è molto bello, in una specie di dramma intitolato Il Cantico dei Cantici. Ebbene, babbo, talvolta, quando io m'alzo all'aurora, poi campi udirne sembrami uno più chiaro ancora. Mentre vispe le gregge escon dal chiuso vile e belando salutano il sol primaverile, e la lodola trilla e il passero si lagna via negli spazi ceruli chiamando la compagna, e da profumi il prato e dal notturno umore baciato al fior vicino piega tremando il fiore, e van scintille e suoni per l'aere a me di udire parmi nel cuor linguaggio che non saprei ridire. Di quei tuoi paroloni io non mi intendo, ignoro che sion l'io e il non io che parlon tra loro. Ignaro se sia l'inno d'una sfera superna, oppur se sia lamento della materia eterna, se sia la voce santa di un arcangelo biondo o di un atomo errante nell'anima del mondo, non so se sia il finito che all'infinito impera, non so se sia bestemmia, non so se sia preghiera, so che a me tutto intorno l'immensa melodia odo e mi par sentirmi più virtuosa e pia, so che è un linguaggio dolce che mi discende al cuore, so che è un linguaggio bello come un canto d'amore. Se c'è niente di più neopaganico, neopagano di quello che scrive quest'uomo, tu pensa che passato assolutamente sotto silenzio, capito? 10 volumi dell'opera omnia di, no, ti dico solo una cosa, ti voglio dire, no? A Como, come servitore, te lo dico, che a Como, no? C'è proprio via le Cavallotti che parte quasi dal lago, dappertutto c'è. Dico una cosa, faccio un po' ridere. C'è questo viale che è conosciuto, famoso, cioè, via famosa di Como, diciamo, no? Che parte dal lago, che tange il centro storico e poi va verso sud-ovest. Solo che è famosa questa via, era famosa perché c'erano le case d'appuntamento, no? E quindi ti immagini. Allora, insomma, l'Italia era piena. Appunto, prima di oggi. La storia bisogna conoscerla. Ad esempio, succede una cosa abbastanza interessante, che i garibaldini dei Mille si fermarono per 3 o 4 giorni, non mi ricordo bene se a Monte Lepre o a un altro di questi paesi lì, dice, oh, sto cazzo, fermati, che cazzo, ma perché lì, in questo paesino, sì, certo, erano i Mille, e si sono fermati lì per 3 giorni, diceva, oh cazzo, no? Se volevano riposare, no, perché c'erano parecchi bordelli lì in quel posto, capito? 1860. Il riposo del guerriero.
Il riposo del guerriero, no? No, ma tra l'altro, al posto del riposo del guerriero, ma hai sentito che è successo in Tunisia, che vogliono mandare una donna di mestiere da quei criminali in Siria per farli sollazzare un attimino, no? Certo. No, ma io invece... migrazione, al secondo l'insegnamento di Sara. Appunto. La moglie di Abramo. È la verità, leggete la Bibbia e imparerete la lezione. Io la Bibbia la leggo, capito? Quando il prete mi dice leggi la Bibbia, io la leggo, capito? No, ecco. Ti capisco, no, ascolta, no, quello che dimmi. Diciamo, tornando sempre a bomba, no? È chiaro che un movimento rivoluzionario che attira le sue file, delle persone che vengono elette per un certo programma, poi dopo vanno contro i, diciamo così, i reazionari, tu capisci che la cosa non, può, parte, non è una truffa, insomma, ecco, e questo va impedito. Fa parte della... fa parte della realtà sociale, no? Sì, fa parte della realtà sociale. Sono d'accordo con te. La realtà sociale, uno non si deve stupire. Non si deve stupire che avvengano certe cose, no? Uno non si deve stupire che avvengano certe cose. Ma vuol dire, perché la realtà sociale è questa. Fa una battaglia come avrebbe dovuto fare tutto compatto il movimento, anzi avrebbe sì che dopo la prossima elezione avrebbe avuto il 60%, ma così invece secondo me la prossima elezione il Movimento 5 Stelle non so che fine farà, cioè perché molti sono stati frustrati la storia non è ciò che potrebbe essere, ma no, che è ciò che è avvenuto, sì, lo storico prende atto, attenzione, lo storico vero prende atto da una parte di ciò che è avvenuto e dall'altra di ciò che gli storici hanno scritto sull'argomento. Sì. Perché? Perché deve capire lo storico com'era l'ideologia, il pensiero e la cultura dello storico che ha scritto quell'evento. Certo, giusto. Se non capisci, non capisci nemmeno l'evento stesso. Esattamente. Ad esempio, no, perché... io cito sempre... dimmi. No, perché infatti tu hai detto, lo storico, se non capisci il periodo che studia, la mentalità che c'era in quel periodo e i condizionamenti che c'era in quel periodo, è meglio che non si un cacchio perché fa solo casino. Esattamente. Basta. Guarda, io, essendo, come tu ben sai, essendo di Ravenna, io ho nel cuore la famosa battaglia di Ravenna, 1512. Mm-hmm. Nella battaglia di Ravenna, che è stata una battaglia determinante per la storia dell'Italia e del mondo, vinsero i francesi. Ma vinsero i francesi per modo di dire, perché in realtà in quel momento fu distrutta l'arma fondamentale che era alla base del potere francese, la cavalleria. Tant'è vero che vi morì, no? Il famoso Gaston de Foix, Gastone. Ho capito. De Foix, il cavaliere senza macchia e senza paura, perché fu disarcionato e pieno com'era de ferri, de tutte le peggio cose, no? I nemici, che erano dei lanzichenecchi, con un coltello gli hanno tagliato la gola. Così è avvenuto la grande trasformazione della storia del mondo, la fine della cavalleria francese. Va bene? Chiaro? Questo è fatto storico, allora, determinante. Quando Bibi Bebè Bubu Babà Bobò, Capitan Cocoricò, minaccia di buttare le bombe sull'Iran, l'Iran si fa una risata, perché la bomba non la butterai mai più. È arrivato ad un tale livello di potenza l'energia atomica che non è più utilizzabile. Sì. Punto. No, ma infatti sto dicendo che Israele, sto dicendo che Israele ha ormai isolato, voglio dire, è un paese che chiaramente è solo, non è, dal punto politico. Quando non gli danno più soldi gli americani, Israele ha chiuso. Eh beh, si è andata via.
perché se un problema è grazie ai 3 miliardi di dollari che paga il contribuente americano, se no sarebbe, non sarebbe già più allora, esistito. Il contribuente americano. Un pezzo che non è più esistito. Allora, il contribuente americano, cioè quelli che contano, la CIA, quelli che beccano i soldi dallo Stato, no? L'FBI, la CIA e questi qui, che cosa gli dicono al Negretto? Al Negretto, no? Al figlio della mamma di, della donna delle foreste, no? Di, magari fosse ai miei tempi c'era l'uomo mascherato, no? Che aveva la sua compagna, era una tutta vestita, capito, che andava con le liane. Adesso c'è la mamma di Obama e probabilmente la zia di Chieng, no? Stanno lì, vengono tutti dallo stesso posto. Guarda che se ti sente il nostro censore, c'è tocca di vivere Italia, che ci tocca di vivere, capito? Fichieghe, capito? Una volta li mettevano nei giardini zoologici questi. No, capito? Scusa, ma secondo te fra Obama e chi è che c'è parentela? Non mi capire. Che lo sai? Se lo diranno un'altra volta. Un'altra volta. Andiamo avanti, va. Se no qui ci mandano in galera qua. D'altronde mi pare che nel Vangelo di San Matteo ci sia una dinastia, no, di Gesù, no? Da dove discende Gesù, sì, che risale ad Adamo, non so che quanto risale, no? Questo con la massima impudicizia, con il massimo mettono il figlio era figlio di quello, figlio di quello, ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha raccontato? Senti, io vorrei concludere questa cosa dimmi. Con una grande opera letteraria di un grandissimo letterato fiorentino. Vediamo Piero vedere chi è. Che per Piero un certo periodo è stato Bargellini. Pian de Giullari. La storia della letteratura italiana, scritta da Piero Bargellini, che è stato anche per un certo periodo sindaco democristiano di Firenze. Era veramente un'epoca grande della Firenze di dopo guerra. Vorrei chiudere con alcune poesie che gli italiani ignorano completamente. Qui c'è una strofa di una poesia di Pellico, niente meno che di Silvio Pellico, sì, okay, sì. Che a mio avviso è molto importante. L'autore delle mie prigioni, per ricordarlo. C'è la tratta dalla Francesca del Pellico. Per chi di stragi si macchiò il mio brando? Per lo straniero. E non ho patria forse cui sacro sia dei cittadini il sangue? Questo si chiedeva Silvio Pellico, è vero che le mie prigioni immediatamente furono messe subito al bando dalla Chiesa, no? Infatti. E si può immaginare come il pubblico balzasse a questi versi del Vitige del Bruferio. Noi abbiamo avuto i padri del nostro risorgimento che non a caso sono stati obnubilati, nascosti. Non è solo Mazzini, no? Uno dei padri, no? Ma ci sono tutti questi intellettuali. Sono dimostrati con Pascoli, per esempio, no? Cartucci, l'hai dimostrato. Esattamente. L'hai dimostrato anche tu che l'hanno dopo nascosti. La grande arte poetica italiana, da Pascoli a D'Annunzio, Carducci e tutti questi li hanno messi assolutamente sotto silenzio. Ecco perché noi dobbiamo svolgere un ruolo fondamentale, il ruolo che ebbero a suo tempo gli umanisti, sì, che scoprirono la cultura antica dell'antica latinità. Andiamo a questa piccola frase. E fino a quando credevi tu che un popolo in catene di lungo sospirar stanco non fosse? Bella, eh? Bellissima. Fino a quando che stanco non fosse. Saremo stanchi, fra poco qualcuno in catene sarà stanco. Noi possiamo limitarci solo a far la parte così della minoranza profetica. Sì, ma sì. Nella realtà i fatti sono quelli che sono. Esattamente, proprio così, caro Giorgio. Proprio così.
Questo è detto una cosa vera, perché la storia lo dimostra, infatti, che è così. Adesso vedremo, man mano che andiamo avanti, quando secondo me le cose non miglioreranno, perché proseguire su questa strada ormai è un fallimento. Voglio Ma ti immagini, hanno aumentato l'IVA del 10%. Appunto. Quando aumenta l'IVA è un dato statistico, perché gli italiani sono così, d'altronde che vogliamo fare? Gli italiani sono questi. Quando aumenta l'IVA diminuisce il gettito statale, perché la gente, capito, fa tutto in nero. Quindi il cretino Letta, che è un idiota proverbiale, perché sennò non sarebbe un servo del Bilderberg, no. Non sarebbe un uomo della finanza internazionale se non fosse un idiota. Posso immaginare chiaramente. No, è un idiota nel termine completo del termine, del significato ideota, o anche videota. Un cretino. È un cretino, cioè uno che non ragiona per conto suo, è un burattino del potere finanziario internazionale. È ragione. Senti. Allora, ma non è purtroppo, io faccio una constatazione. No, ma è vero, cioè, purtroppo è così, cioè. Stavamo parlando prima delle guerre che hanno sconvolto l'Italia durante il Rinascimento. Parliamo della sfida di Barletta. La sfida di Barletta è stata interessantissima. Italiani contro francesi, e vinsero gli italiani. Ma quali italiani? Gli italiani che erano al servizio degli spagnoli. Nessuno lo dice, no? Nell'esaltazione, no? È il famoso Fiera Mosca di D'Azeglio, che è un bellissimo libro scritto da un grande risorgimentalista come Massimo D'Azeglio, cattolico quanto mai. Sì. Che cosa fa lui? Fa vedere l'eroismo del singolo italiano, no? Sì. Lettore Fiera Mosca è l'opera, no? Che poi è stato fatto un film simpaticissimo di recente, no? Dello stile, appunto, Bud Spencer. Sì, sì. Dove c'è questo Bud Spencer che picchia i francesi altezziosi e quant'altro. Ma nella realtà chi erano questi italiani? Erano italiani al servizio degli spagnoli. Secondo il principio Francia o la magna, basta che se magna. No, diceva Francia o Spagna, basta che se magna. Motto rinascimentale romano, che purtroppo ancora oggi è d'attualità, perché siamo rimasti ancora lì, e diciamolo una volta per tutte, no? Quindi abbiamo il movimento indipendentista italiano che non può che andare contro gli italiani, ricordiamocelo. Quando noi parliamo delle battaglie del risorgimento, parliamo delle battaglie di piemontesi contro gli italiani, quelli che combattevano dalla parte degli austriaci erano italiani. Sì. E nessuno lo scrive e lo dice. Ma i piemontesi le prendevano, l'unico che vinceva era Garibaldi, i piemontesi le pigliavano sempre. Infatti sto dicendo che è emblematico la battaglia di Lissa, l'equipaggio della flotta austro-ungarica era tutto fatto di veneti, istriani, dalmati. È naturale. Tant'è vero che ci fu una frase coniata dall'ammiraglio Tagentoff, no? L'ammiraglio della flotta austro-ungarica, che parlando, diciamo, della battaglia e di come si svolse la battaglia, e perché vinse lui, ebbe a dire questa frase, disse: uomini di legno su navi di ferro li hanno prese da uomini di ferro su navi di legno. È nato. No, disse questa frase che fa capire, no, è una frase, una lezione, che per quello stronzo dell'ammiraglio Persano, quello che fu il primo ammiraglio della flotta, diciamo così, ecco, che fu poi processato, mandato impiccato, capito? Andava impiccato come quelli dopo i Maugeri, quello è il papà dei Maugeri, di Rovesi. Cioè, precursore di Maugeri e di tutti gli altri ammiragli traditori secondo il secondo conflitto mondiale. Esatto, sappiamo bene. In effetti sto dicendo che già da quella battaglia lì, qualsiasi, diciamo, un generale o ammiraglio che con un minimo di cervello, se veramente avesse avuto il cervello, ma soprattutto se avesse avuto lo spirito militare, avrebbe dovuto capire che un equipaggio addestrato, motivato, ma veramente motivato, cioè cosciente di per che cosa combatte,
ebbene, vale molto di più la marmaglia messa lì, anche se gli dai delle armi modernissime che non so neanche usare, che poi alla fine della fiera le buscano. Ecco, per esempio, l'impatto emblematico di questo è rappresentato dalla battaglia di Bir el Gobi, combattuta in Libia nel dicembre 41 dai nostri della GIL, cioè la Gioventù Italiana del Littore, che gli inglesi chiamavano i Mussolini Boys, i quali con poche armi, un migliaio di ragazzi, pochissime armi, hanno fatto fuori un'intera divisione anglo-indiana perfettamente armata. Ecco, cioè, che vuol dire che è le motivazioni che fanno un grande soldato e non solo l'arma, le motivazioni soprattutto oltre all'estramento. A parte questo, Persano, il buon Persano, oltretutto, era talmente vile, talmente vigliacco, talmente cialtrone rotto in culo, che si era messo su una nave che non era la sua, per cui... Pure, sì, questo lo sapevo. Sì, per cui le insegne dell'ammiraglio in capo stavano in un'altra nave, e questo determinò il disorientamento di tutti gli altri capitani che erano lì in quella flotta, capito? Quindi per vigliaccheria peggio pure questo. Peggio di Badoglio. Ma scusa, in un paese serio, che succede una cosa del genere, un ammiraglio, il nostro processo lo si spara subito in testa, punto. Subito, non è processare, non è fare cose del genere, scusa, abbi pazienza. Si è da comando. Questa è l'Italia, è chiuso lì, no? Questa è l'Italia. Purtroppo, devo dire purtroppo. È inutile che diciamo purtroppo. Le constatazioni di fatto sono queste, poi purtroppo già vengono dopo. No, lo so, ma dico questo per non dire di peggio, perché sennò mi vengo censurato, lasciamo stare. Senti, allora, devo finire qui, caro Giorgio, e quindi oggi possiamo dire che le aie le abbiamo cantate chiare. Sì. Direi di sì. Noi diciamo quello che dobbiamo dire. Dobbiamo ancora continuare. Sempre quello che diciamo. Dobbiamo ancora continuare adesso domani su questo punto, perché ci sono altre cose da chiarire a proposito. Capito? Certamente. Bene. Certo. Allora, ci sentiamo a domani. A presto. Come sempre sul canale dell'Accademia della Libertà. Su canale Priapo, il nostro è un canale, chiamiamo canale Priapo, canale Priapo. Benissimo, chiamiamo così, via sul canale Priapo la prossima volta. Ti saluto, a domani, ciao, un caro saluto. Laudetur Priapus. Va bene, ciao. Laudetur Priapus. Laudetur Priapus, giusto, ho dato un Priapo, ciao.